Si è costituito un comitato per dire no ad un impianto biogas a Val Madonna in provincia di Alessandria. Oggi il comitato si è ritrovato prima in paese e poi sotto il comune per dire il suo no fermo a questa iniziativa. Abbiamo il presidente di questo comitato che ha un po' tirato le fila. Ecco, perché il no è così netto a questa iniziativa? Abbiamo portato i bambini di Val Madonna per dire no a questo progetto che causerebbe solo dei danni per Val Madonna e nessun profitto. Aumenterebbe a dismisura la circolazione di camion e comunque mezzi pesanti, inquinerebbe le nostre falde acquifere e soprattutto svaluterebbe i nostri immobili e tutte le case di Val Madonna, che è un paese dove viene gente in villeggiatura da Milano, Torino, Genova, quindi è una località tra virgolette turistica. Voi avete ottenuto già un primo risultato? Sì, per fortuna abbiamo ottenuto già il rinvio della conferenza di servizi, che sarà l'11 di marzo invece del 23, e presenteremo una relazione tecnica corredata da perizie di specialisti del settore per giustificare il nostro diniego alla costruzione di questo impianto. Una mano importante potrebbero darvela le istituzioni, province e comune, che sono ovviamente coinvolte nella conferenza dei servizi. A loro cosa chiedete? Chiediamo semplicemente che non diano il permesso per costruire questo scempio che rovinerebbe il nostro bellissimo paese e soprattutto una pianura che forse a Val Madonna è l'unica pianura agricola ad un certo livello, ad un certo spessore. Diciamo questo scempio, che la costruzione di questo impianto di biometano nella nostra meravigliosa valle. Siamo qui oggi per chiedere al sindaco se lui è contrario o meno a questo evento negativo per la nostra valle, sia dal punto di vista economico, perché molte attività economiche ne risentiranno, sia economiche che agricole.